Gara impossibile! Pronti, partenza, via! Ma così cammini? No, ma non è giusto! Allora sei partito prima! Ciao, guardate, siamo qui! Sei partito prima di noi! Ragazzi, vabbè, allora freno. No, sono caduto. Niente. Questo è da retta a voi. Ok, adesso stiamo ricominciando tutti da zero. Va bene così? Non piangete più? Va bene, mi piace. Ok, meno male, meno illustraci male. Dove ci hai portato? Dove allora, questa siamo? È una delle rampe più infami che voi abbiate mai visto. È difficilissima perché è fatta a gradini. No, cado, dai, no, cado. Però, aiutami. Però da grandi soddisfazioni. Ci sono anche dei birilli in mezzo alla strada. Ok, sto ruzzolando come un deficiente. Ho preso belle dei birilli. Ho preso i birilli. Ho preso okay, tutti allora, i birilli. Ragazzi, dai, Anna, mi non sa è che è un po' facile, no, sta cosa. No, è un po' difficilona. Però è una di quelle che se riesci a farla ti dà una grande soddisfazione questa. Una grande soddisfazione? Io sto bloccato, dai, non mi dà soddisfazione essere bloccato. Guarda, a me dava soddisfazione prima che Anna cercasse di deragliarmi. L'ho vista tantissimo, no, che mi veniva addosso. Sto malissimo, aiuto. Dai, ma mi sta superando andando a cacchium decanium. Oh, aspetta, no. Anna, vai, vai. No, no, Anna, Anna, no. Anna, Anna, cosa? Anna, io, Anna, io adesso commetto un omicidio. Io adesso commetto un... Anna, Anna, tu ti rendi conto di cosa stava... Sì, ma io stavo per morirci, Anna, eh. Io mi sono visto la vita passare davanti agli occhi per questa guarda cosa che hai fatto te. Guarda che io stavo finendo che di sotto fatica, se non ci fossi urca. Stato tu. Mamma mia, grazie, guarda, ti voglio bene. Io no, perché mi stavi per causare la morte. Porca di quella. Che è successo adesso? Che è successo? Ho mancato il bersaglio, ma anche Anna l'ha mancato. Pure io. Aspetta. Eccolo. No, vabbè, ma siamo deficienti, Anna. Non si riesce a gappare. Lion, come si fa? Allora, questo aereo non mi piace. Io ho determinato qual è quello che mi piace. Sì. Non è questo. Sì, sì. Perché sì, non si manovra questo, wow, coso qua. No, un camion. Bisogna usare adesso un camion. Sono curioso, no. Ma non è che c'è qualche tecnica segreta? Perché qua sì, sì, bella, ti prego. Allora, ascoltatemi bene. Dunque, dovete cercare di non far andare la macchina a palla. Mi sono incastrato all'inizio, perfetto. Quindi, dovete riuscire a frenare. La parte più difficile è superare i birilli. Perché c'è un punto in cui voi dovete proprio superarli i birilli, ok? È impossibile, io a quel punto non lo supero mai. Guarda, sono ancora con la prima. Perché? Ma scusa, ma ti sembra normale che tu sei già caduto? Scusami, cioè, con tutto il bene che ti voglio, ti sembra normale che tu stai già ruzzolando di sotto? Appena iniziato. Io ancora la prima, cioè guarda. Ma hai sentito quello che ti ho detto? Sì, sì, ma non è normale, ma io non so controllarmi, non so neanche dove sto andando. Anna, ma tu hai il camion, scusa, giusto perché. No, sono ancora. No, non ci credo, ma questo è deficiente. Oh, gira, gira, devi inclinare, gira. No, vabbè, ma io non ho parole. Cioè, ma questa è una presa in giro, ma non può. Ce la puoi fare, Lion, io invece ho seguito il tuo consiglio con l'aereo. Bravo, vedi, vedi, grazie. Sono guarda, sono dietro di te, vado piano come fai te. Sono col camion. Ok, ok, allora col camion però è diverso perché il camion è più pesante. Però penso che riesca anche a sbattere i birilli, visto la sua mole, la sua ma i birilli non ci sono più, sono spariti. Come caduti? Non ci sono più? Non è che li abbiamo tolti cadendo la prima che volta? Che bello, finalmente posso passare. Ce n'è uno, ah! E no, l'ho beccato io, maledetto! Uno che ce dai, n'era. Per un birillo ti ha buttato fuori? Tua madre in gondola, tua madre in gondola. No, 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 non fare così, non fare così, non fare c'è così. C'è uno, ce n'era uno, uno, mi mangio le mani, mi mangio le mani. Lion, abbiamo un problema. No, qui. Dovete, no, ecco, lo sapevo, allora dovete tornare. Ma come si fa ecco, qui? Magari sì, dovete levarvi dalle palle, magari. Come hai fatto? Come hai fatto? Le vostre madri non vanno proprio insegnato niente, dovete prendere un po' di rincorsa, tornate indietro, ma deficienti. Ma in quel momento ti stoppa lì quando devi scendere. Ma se ti hai un po' di rincorsa suprema, ti stoppa infatti di meno. Mannaggia voi due. Comunque ce la sto facendo. No! No, io... che è successo? Ma che... No, sei volato, ti ho visto volare, che è successo? Sto distruggendo tutta la mappa, guarda che disastro, no. Non è possibile, non è possibile. Dai, concentrati, Lion, ce la puoi fare, ce la possiamo fare tutti. Allora, voi due, guarda, voi due, voi due, adesso immediatamente vi togliete da lì. Tu, Anna, levati! Anna! No, io devo Anna, levati! No, no, io non ci posso credere. Rompi balle che non sei a rompi coyotes. Ti prego, illustrami come si fa. Allora, se ne si fa che ti devi levare dalle palle. Se io arrivo, non devo vedere il tuo sedere da camion in mezzo, Anna, ok? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Bene. Ok, Cico, tu invece no, no, io c'ho il camion, sono impallatissimo. Cioè, io voglio volare come vuoli te col camion. Devi insegnarmi anche sta tattica, mi devi insegnare tutto. Perché io non ci posso credere, aspetta, veramente. Aspetta, 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 non cadere, non cadere. No. No, io dai, non ce l'ho. Sei caduto all'ultimo? Sei caduto? Sto per arrabbiarmi. No, 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 non ti arrabbiare. Prendi un bel respiro profondo, fai. Dai, 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 dai.
e vi dico che questa sera, noi siamo in live alle 19 sul sito Viola. Mi raccomando, venite, e vi dico subito perché. Perché lì io posso dire una parolaccia a sera. Cioè, sì, proprio questo token. Quindi dirò una parolaccia, una piccola parolaccia goduriosa. E voi non potete perdervela, perché sarà goduriosa, ragazzi. Una parolaccia goduriosa. E forse. Posso dirti una cosa che ti farà dire una parolaccia adesso? Sì, no, no. E prima non ci credo. No, non ci credo. Io non ci posso credere. Il checkpoint era di lato, sono andato dritto. Io non ce la faccio più. No, Lion! Io non ce la faccio più. Io non ce la fa. Ma perché non me l'hai detto tu che sapevi, Anna? Perché? Ma non lo sapevo. No, perché certo, perché quando si può dare una mano a qualcuno, si può dare una mano a qualcuno, non la diamo. Certo. Io pensavo che per ognuno la posizione è diversa. Brava. No, chi è questo idiota ribaltato in mezzo alle palle? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Chi era? Chi era? Ero io, secondo te chi era? Ma secondo te? Ma perché non ti sei levato? Ti spingo, ti spingo. Tua madre, ti spingo. Guarda, io sono più piccolina di te, questo gioco. Adesso mi butto dal ponte di baracca. Cico, levati. No, c'è Nini che fa la cacca, non puoi buttarti. Lo ammazzo a Nini che fa la cacca io. Ok, questa volta ci riesco. Ma Alex dov'è? Io sto in fondo, ti sto aspettando. Vai avanti per la tua gara, supera Anna. Ma sei sicuro? Ma io vivi, voglio aspettarti. Vivi la tua vita. Ma posso andare, non ti devo aspettare. No, perché vi recupererò io. Ma secondo te io ho bisogno del vostro aspettare. Ma io non ma ho bisogno non di niente. Ma so, magari apprezzavi, che ne so. Non apprezzavo nulla. Ci sei riuscito, ci sei riuscito. Frena, se la fai giù. Non si frena. Non frena, cosa devo fare? No, non si può fare. Anna, come hai fatto? Ma che a me è successo non questo? Non lo so, allora sono andata dritto. Poi a un certo punto mi sono schiantata e mi sei girato. Quindi a cazzo un Canum. Certo, ho capito, normale, sì. Naturale. È perfetto. Così che si fa turruzzoli. No, il godurioso vi recupererà. Cioè, sono ultimo. Sì, sei ultimo stavolta, anch'io sono riuscito. No, veramente. Tu ci devi credere, ci devi credere. Il Canum funziona, esatto. Cioè, sei andato ruzzolando a cacchio? Sì, ho sbattuto tutto, mi sono rallentato e ho detto, ah, ok, sono arrivato. Cioè, bello. Io sto facendo tutto bene, preciso, e voi veramente... Cioè, e mo' sbattuto. Ma sì, cavolo! Guarda, rallenta, vedi, sei. Cosa ci sono? Sono incagliato male. Cosa ci sono? Non ci sei più. Ok, forse ci risono. Scusami, non volevo. Pensavo che ti verrò addosso. Alex, vattene subito via. No, pezzo. Ok, aspetta. Aspetta. Vai. No, Alex, basta, raga. Io non gioco più. Non gioco più. Ce la faccio più. Per favore, non gioco più. Cioè, guarda cos'ha questa. Questa c'ha il carrello della spesa di sua nonna. No, basta. Non ce la faccio. Ti spingo io. Ma non ho bisogno di scusate, potete aspettarmi. Cioè, lo so che non volevo. Ti sto aspettando. Certo che ti aspetto. Guarda, mi appoggio qua. Seconda partenza. Ecco qui, via. Cioè, mi sento umile. Mi parcheggio qui. Non sono godurioso oggi. Non sono stato. Guarda, però ero stato bravo. Ma tu sei godurioso. Però il fatto è che tu sei talmente buono che hai condiviso la tua goduriosità con il noi. Il sapere. Ne hai data troppa ne hai data. Dai, ci sei. Ti fermo io, se vai. Dai, no. Ci sei, vero? Ci sei? Sì, sono arrivatissimo. Guarda. Checkpoint. No, dai, sei ancora qui, no. Anna, tirati dalle balle. Ti spingo io, vai! No, io adesso sclero, inizio a tirare parolacce. No, dai, non sclerare, calmati e concentrati. Tu sei il tua madre in barca? No, sei il godurioso, Lion! Il godurioso. Allora, vado piano, ok? Vado più piano. È tua, Lion, ti vedo. È tua. C'hai tutta la maestria. Guarda, tutto controllo. Sei sul pezzo. Hai il controllo del... Non ce l'hai più. Vai, continua. Non mollare. E in caso sei di sedere, premi la retromarcia. Vai di retromarcia. Dai, Lion, ci sto io qua. Ti freno, semmai. Ma ce l'hai fatta? Sì. Sei bravissimo. Grazie. Scrivete bravo nei commenti, per favore, perché se non lo scrivete oggi va a finire male. Scrivetemi bravo nei commenti, per favore. Giovanni, Maria, scrivimi bravo. Marco, Luigi, Domenica, Sofia, Carmela, scrivete. Franco, scrivete. Silvia, state scrivendo. Nicola, Alessandra, scrivete per favore. No, ho mancato anche il checkpoint. Ho mancato tua madre. Ho mancato Dai, adesso. Dai, non schiantarti adesso. Non mi schianto. Ecco.
Adesso ho il furgone di zio Peppe che fa le consegne, ok? Finalmente, la latteria di Bravo. Zio Peppe. Questo è fatto. Allora io ti posso dire, ti non posso ho condividere bisogno il tuo trucco? Di niente. Vabbè. Andiamo tutti insieme, vai. Tutti insieme, vai. Tutti insieme. Oh, vedi zio Peppe con il suo furgone postale che porta la posta nel tuo paese e non si ferma davanti a nulla, neanche davanti a una rampa titanica. Zio Peppe, eccolo. Zio Peppe, vai. Zio Peppe prende il muro, mi sa un po', eh. Però porta tutta Peppe. Quella posta, zio Peppe. Zio Peppe, frena, zio Peppe. Il muro, zio Peppe. Il muro, zio Peppe. Zio Peppe, no! Zio Peppe! No, se no, voi ci... mettilo! Cioè, raga, la difficoltà non è altro. È soltanto il fatto che vai a finire fuori. Cioè, non c'è altra difficoltà, è quella la difficoltà. E perché sto vedendo... Ok, ecco zio Peppe che torna. E poi mantenere la strada, secondo me, è pure facile. Ma il problema è andare fuori. Ma come è facile? Posso svelarti il mio trucco, maledetto? Che vai a sbattere all'ultimo. No, apposta. Io quando scendo all'inizio premo sempre quel tasto per riequilibrare all'indietro, così non si rotola mai. Ma io non rotolo, Anna! Ma così mantieni la linea dritta, capito? Non sbandi! Ma non sbando neanche, vado dritto fuori! Aspetta, forse se adesso... Se vai fuori significa che sbandi! Attenzione, ce l'hai! Vai, Peppe, ce l'hai! Ti blocco io, vai! No, ti ho saltato! Grazie! Aspetta, fermami! Ok, aspetta! Vai! Ok, comunque sono un po' triggerato da Anna. Anna, tu non avevi capito niente della mia vicenda. Niente. Perché? Ma scusa, No. Allora, all'inizio, quando io ero in difficoltà prima, tu mi dicevi ti spingo. Io non avevo nessun bisogno che nessuno mi spingesse, anzi. Adesso mi stai dicendo che io sbando e vado fuori perché sbando? No, io vado fuori perché vado troppo preciso e vado fuori oltre la piattaforma dritto. Quindi tu non hai ascoltato niente di ciò che mi succedeva. E adesso sono molto arrabbiato con te. Non ne sei più godurioso, sei l'arrabbiato adesso. Sono arrabbiatoso. Anna, allora sto aspettando le tue scuse. Io volevo solo aiutarti. No, non si aiutano le persone in questa maniera barbara come hai fatto te, non ascoltandole e non dargli nessun supporto. Ma io non avevo capito che appunto arrivavi, cioè eri troppo veloce, arrivavi oltre, capisci? Non sto sentendo ancora queste ignoranti scuse. Chiedo umilmente perdono per questo mio misunderstanding. Perché guarda che cioè essere trascurato in quella maniera dalla Popa Partnership non è per niente buono, Anna. Proprio lo so, per hai niente. Ragione, perfettamente ragione, chiedo umilmente perdono. Sarò più attenta alle Anna, tue esigenze. Sei in mezzo alle sono esploso. Come hai fatto? Ma sei il primo al mondo che è esploso. Non lo so. Dai, sei sfortunato proprio. Il godurioso sfortunato, probabilmente, sì. Mi stanno anche cadendo le cuffie, ma non ho intenzione di muovermi per sistemarle, perché sono troppo concentrato, perché posso recuperare voi. Ma le tue cuffie! Stai zitta. Allora, è meglio la vittoria, lasciale stare. Chi è primo? Io. Anna. Non ci posso credere. Cioè, Anna, tira dritto, sta anche all'altro coso dopo quello che c'hai tu. Addirittura. Sì, due volte t'ha superato. Beh, dai, e tu, ti blocco di nuovo. Dai, che ti blocchiamo. No. L'ho preso, Tranzolli. Grazie comunque. Vedi Anna, loro mi aiutano e tu dove sei? Dove sei? Continuo a scendere io. Infame. Creo per te una challenge da superare. Tanto ti riprendo al 1000 per 1000. Tu non hai idea. Anna sente l'odore della vittoria e proprio la sua è fatta. Tanto Anna, Hai provato a schiantarti sulla mia testa? Non ho provato a fare niente. Ho capito tutto però. E adesso sto arrivando, Anna. Sei completamente ripresa. Completamente. Sei sicuro? Guarda questi due puzzoni che mi hanno seguito e hanno capito anche loro adesso seguendo i passi goduriosi del godurioso. Dai, ho seguito tutto il godurioso, vai. Sono un po' incastratello, ti spingo, attenzione. Arriviamo tutti qua. Ah, però da loro te fai spingere. No, mi sa niente. Ci godere una spintarella non è che vuol dire fare un rapporto completo comunque. No, non ho detto di che genere. Oh, mannaggia da voi, guarda che... però adesso chi mi frena a me? Lion, resisti, ti frenerai da solo. Noi non ci siamo, Lion. Sto siamo un po' qua frenando, su. Ok, aspetta. Freno. Vai, ce li hai i freni, zio Peppe, no? Oh, vai che ho frenato, zio Peppe on the go. Anna, dov'è che stai adesso, scusa? Io sono ancora avanti, sto prendendo la prossima macchina. Non ci credo, Anna è super veloce. Ragazzi, qualcuno la saboti un pochino, per favore. È impossibile. È il momento di Alex VGF che sabota, vai. Sabotala. Io la saboto da qui con l'aereo, mi schianto addosso.
No, no, questo non è sabotare, questo è rallentarti. Io saboto. Bravo, sabota, io vado. Dov'è Anna? Dov'è? Non ce la farai mai perché mi sono persa con l'aereo. Ah, okay. Perfetto, il suo punto debole, l'aereo. Ottimo, e io adesso ho preso la scala gigante. Quindi in teoria sono primo? No. No, no, perché la scala gigante io l'ho già passata. No, vabbè, no, non è possibile. No, qualcuno la deve fermare, raga, però, cioè. Lei non passerà mai più, Lion, fidati di me. Così impari a prendermi in giro. Tutte le gare, sempre a prendere in giro Anna che è ultima. Sei scarsa, eh? Chi è la scarsa adesso? Spostati con quella scamobile. Ti passo sopra. Ci confermami, Cico. Il mio trofeo. Dai, ci confermami. Aspetta che arrivo, vai, vai. Cico, aspetta, vai, forse... No, no, mi fermo. Oh, ecco, ti sbirillo, ti sbirillo. Vai, sbirillo. Ok. Butti fuori me adesso. Ok, ma Anna come ha fatto a fare tutte queste cose da sola? Cioè, incredibile. Vedi? Perché è la rabbia. Dai! Cioè, che palle leccate che sei, guarda. Saboto Anna. Non mi hai toccato, scemo. Non ce la faccio, Lion. Dai, Alex, però... Sono in fallimento in tutto quello che faccio. Sì, Alex, no, cioè... poverino, vedi? Esattamente. Cioè, Alex, è veramente così, cioè, incredibile. Se Anna... mi chiedi perdono, no, per tutte le sbeffeggiate... Ti riprendo, e Anna. Le cose passate, io mi fermo. Guarda che ti riprendo, tu non hai capito niente. Lion, ti sto che riprendendo. Stai facendo? C'ho la macchina nuova. Io non ho buttato Anna con l'aereo via. Bravo, Alex Nauz, adesso sto arrivando, cioè, io. Cioè, sul serio? Anna, qual è la macchina che hai adesso? Scusa. Non lo so perché sto prendendo la... c'ho l'aereo. Qual è la macchina precedente che hai avuto? Il furgoncino, il pulmino. Ok, io ho il furgoncino adesso, posso riprenderla, Cico. E sul pezzo, penso che prendi la scia. Cioè, vai. Veramente hai dovuto usare Alex per fermare me? E ne vado fiero. Ah, Cico, ho saltato un po'. No, no, non farlo, è la fine se salti. Esplodo forse, no, non esplodo, vai, vai. Cico, stai scassando tutto quanto. Sto scassando la mappa. Cico, aspettami, fermami un po'. Sto scassando le cose, sì, sì, sei arrivato. Cico, intanto. Aspetta, oh, eccolo, no. Mi hai palleggiato un po'. Ok? Ma com'è possibile? Tutto ok, Cico, tutto ok. No, io non sono ok. Non mi venire addosso, okay. No, no, per niente. Tutto ok. Ok. Saluti. Anna, sei ancora con l'aereo, sbanunata. No, no. Alex, e tu dov'eri, scusa? Ci ho provato, Lion, ma lei non lo becchi più con l'aereo, solo una volta, è una chance. Too strong. Potrei schiantarmi addosso, però perderei tempo. Fallo. No, perdo tempo. Perché io sono talmente storta che manco me prendi, capito? Dai, adesso va giù sicuro a Cacchium. No, ok, vai, ci riesci noi? Ci riesco, sì, Cico! Eccolo! Sei sul pezzo suo! Sono appresso da Annuska? Annuska? C'ho io il camion, lurido, sei un lurido. Ti sto riprendendo. Perché tu hai usato un altro per fermarmi. Non è vero, Alex, se la vedi, oh, sai cosa devi fare. No, è accaduta, è il tuo momento. Sono primo, infatti. Ok. Ce la posso fare. Ce la posso fare, ergo duriosissimo. Dai, in te stesso, il Caturioso ce la può fare. Ergo durioso, sta un po' sbecchettando destra e sinistra. Chi è quello con l'aereo che ho visto? Ah, sono io. Mi hai distratto, no, Godurioso. No, non ci credo. Dai, che leccapalle che sei. Aspetta. Forse riprendo la situazione in pugno. Cioè, riprendi a pugni la situazione. Prendo a cazzotti la situazione, tanto guarda. Tanto ti sono dietro, proprio lo senti il mio alito sul tuo collo. Non puzzoso. Ti preoccupare, dai, non arrivo io a sabotarla. Ho preso l'aereo, Anna, mi sa che... ormai non guarda la prendi, Anna come ruzzola, guarda come ruzzola. Vediamo se ce la fa. Forse ce la fa, aspetta. Sabotaggio! No, Alex, non sabotare più, va bene così. Alex si è preso bene questa sabotaggio. Sì, infatti, Alex, a posto così, ok? Cioè. No, mi ha buttato già di sotto. Oh, quando l'avevo detto era già successo. E comunque neanche volontariamente. Allora, io l'ho fatto. No, sono veramente molto arrabbiata e anche offesa, francamente. Profondamente colpa di Alex, offesa. Colpa di Alex, concordo. No, allora. No, è colpa tua, perché se tu mi avessi superato di tasca tua. Di tasca mia? Contenta. Di tasca mia l'ho fatto, infatti, di tasca mia. No, non è vero, perché ogni volta è sempre stata colpa di qualcuno che mi sabotava. Ma guarda che Alex ti sabotava per sbaglio, e poi non è che è successo così tante volte, È successo 3 volte. Allora, due. Anna, non è che adesso no, perché hai succato devi diventare tutta assolti, Cosa? Come? Hai succato, sono primo, io di brutto anche, guardami qua. Primo, numero one, nombre unos, undo stress, uba si do ballate Maria, undo stress, uba si do bailar. Hey!
Dai Anna, ce la puoi fare ancora, eh? Io guarda che sto ruzzolando malamente con questa macchina nuova. Un po' zebrata, bellina, però c'ha le ruote grandi, quindi non cammina. E sa che ce l'ha anche Anna quell'auto. Mi sa anche a me. Anna, devi parlare, eh? Non so se hai capito, però. No, non ti parlo, non me ne frega niente. Anna, sono oltremodo offesa. Sì, me ne frega proprio perché niente. Perché non mi hai considerato una competitrice all'altezza. Ma come e no? E quindi hai chiamato altre persone per sabotarmi. Ma hanno fatto la loro volontà. Perché ma, tu mi sottovaluti sempre. No, Anna, non è vero. Sono molto offesa. E poi sono caduto offesa di nuovo. Anna, al contrario, au contraire, perché io ti ho considerato talmente forte che ho dovuto ricorrere a ma qualcuno che ti sabotasse. Esatto. Quindi dovresti sentirti anzi lusingata da questa no, cosa. No, non è vero, non è vero. Anna, non sei borbosa. Anna, perché ultimi, essere superata da Lion, no? È una cosa che dici, oh, porca miseria, ero davanti ma lui mi ha superato, sono contenta. Sì. E invece no, mi ha superato perché Alex mi ha buttato di sotto. Anna, stai sbattendo e stai facendo rumore, uno. Due. Sono arrabbiata. Non me ne frega nulla, ok? No, sono arrabbiata. Non me ne frega. Cicco! No, le campanelle! No, oh! Oh! Era Alex di merla! Dai, non riesco a guidare sto aereo, non volevo farlo apposta! Non tu volevi sabotare a me, volevi ammazzare, brutto infame. Anna ti ha ingaggiato con i segnali di fumo. Ma che ti ha ingaggiato che sto terza adesso? Io sono secondo e non so come è possibile. Io sono quarto! Mi dispiace, Anna. Probabilmente la gara. Infatti, questo è l'ultimo veicolo, adesso che sto andando a prendere l'ultimo veicolo. Vabbè, allora, Anna, posso dire così. A nome mio e di Alex, perché anche Alex ha buona parte della colpa. No, solo nome tuo. No, anche di Alex, scusa, Ti no, chiediamo. Mi devi reputare un avversario come tutti gli certo altri. Perché tu sempre a prendermi in giro. Ma non è vero. Ma sei scherzi. Non è vero che è successa questa cosa, Non c'è, abbiamo le prove video, non è stato mai detto niente appunto del genere. No, non in questo, in no, tutte le altre nessuno, in nessuno, no, stai dicendo bugie, io non l'ho mai fatto. Non ci sono prove a dirlo, infatti. Comunque Cicco si è schiantato, quindi. Dai, fa come sempre. Anna, il secondo posto è ancora disponibile, No, il primo... sono terza, sono continua ad essere terza con questa taxi. Sono un taxi adesso. Alex, fermami, Dove sei? Sto arrivando. Sì, come te fermo? Qua non controllo manco. Fermami! Eccomi! No, aspetta, ho sbattuto. Ok, sono fermo. Anche troppo, forse. Ok, Alex, eccolo! Aia, sbattuto un'altra volta. Ok, Alex! Dai, ma cos'è? Ma scusa, ma perché tu ce l'avevi zebrata? Alex, macchina? Stai sulla sinistra, stai sulla sinistra, non lo so. Ah, perché io ce l'ho modificata quella. Ed ecco che arriva il traguardo. Su, digione! Ecco che non me l'ha messa a modificare, cioè non l'ho chiesta io. Ecco che è il traguardo! Vince Godurioso! Troppo vittorioso come sempre. Dov'è, non va bene. Dov'è le feste bravo, per bravo, me? Bravo, vittoriato. Complimenti, bravo. E io sono secondo, posso festeggiare? Posso festeggiare anch'io da secondo? Non sei sì secondo. No, stai zitto, non sono arrivato solo io. Bene. Per oggi è tutto, quindi ci fermiamo. Anna, poverina, è stata prima sono per buona offesa, parte non è giusto. Ed è offesa. Allora, mettiamole una F nei commenti per togliere grazie l'offesa. Grazie per la F. E stasera veniamo tutti quanti in live per mettere altre F nella chat, in diretta. Riempitemi di alle 19, F. Mi raccomando, link in descrizione per il commento. Lion VGF Live, tutto attaccato, scrivete, trovate. Tocca alle viole.